E mentre Enea dorme, vediamo se finalmente riusciamo a parlare di questi benedetti capelli, perché alla fine ho tagliato, sparita e non ci siamo più confrontati, non vi ho detto nulla. Era già da un mesetto circa che avevo in testa quest'idea, volevo darci un taglio, volevo cambiare forma, anche perché erano diventati tutti pari, lunghi, pesanti, e quindi c'era bisogno di sfoltirli, di tagliare. E così il giorno prima di partire per Parigi ho detto: ma che c'è? Me li taglio a Parigi, visto che c'è Nico, c'è il team di Chiara Stas, sono lì apposta per l'evento di capelli, li taglierò lì, detto, fatto. E la mia reazione è stata: quanto mai li ho tagliati? No, non potevo starmene buona con i miei capelli pari, la mia bella massa, contenta, soddisfatta, no, dovevo tagliare i ciuffi, li dovevo sfoltire, li dovevo tagliare. Ho fatto una testa tanta a tutti nelle ore successive, ho detto quanto mai, ho fatto una cazzata, bla 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 bla. Ecco, questa è stata l'impressione iniziale. Calcolate che taglio caschetto a parte fatto qualche anno fa, era la prima volta che li tagliavo, li sfilavo così tanto, no, scalati, che di solito tendenzialmente ho sempre avuto un taglio pari, quindi vedermi diversa dal solito è stato un po' uno shock. Cioè, che poi mi piacciono anche, ma piccolo particolare, siccome li ha sfoltiti parecchio, mi manca la mia massa, cioè quando li tocco dico: ma dove sono finiti tutti i miei capelli? E chi dice: ma hai tagliato poco, vi assicuro che sotto la mia sedia c'era tipo la metà dei capelli che avevo prima, cioè quindi li ha tagliati tanto. Ok, calcolate che adesso non sono riccissimi, sono 2 giorni che sono così legati, eccetera, e quindi sono un po' leonina, però non ha toccato le lunghezze, quindi in realtà più o meno sono lunghi come prima, ma sono scalati, quindi dà un effetto un po' diverso, quindi mi manca metterli da una parte all'altra, perché qua davanti sono più corti. Vabbè, adesso sono un po' brutti, però devo dire che alleggerisce parecchio il tutto, cioè sono più leggeri, danno più aria. Prima erano mi cascavano tutti davanti, pesantoni, invece così secondo me danno anche aria al volto, e quindi va bene, devo solo farci l'abitudine. Sì, sicuramente sono curiosa anch'io di vederli da lisci. Giovedì mi pare vado a Milano, perché ho bisogno di rifare il colore, soprattutto sulle lunghezze che si sono schiariti parecchio, e li farò lisci. Quindi vediamo con questo nuovo taglio come staranno.